Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Neanche Stefano De Martino sfugge al contagio da Covid. A far trapelare la notizia, gli organizzatori di un evento al quale avrebbe dovuto partecipare. Preoccupazione per la fidanzata Belen Rodriguez. Una cosa è certa e valida per entrambi, il processo di guarigione passa dal silenzio sui social. Stefano De Martino, 32 anni di età, è un giovane ballerino da sempre appassionato di danza. Sin da piccolo ha ottenuto grandi risultati, vincendo borse di studio a New York e studiando in prestigiose scuole di danza. Ai più è familiare soprattutto per la partecipazione al seguitissimo programma televisivo di Maria De Filippi Amici. In quell'occasione, De Martino si è qualificato in semifinale sebbene primo tra i ballerini. Da quel momento, il talento di Stefano è stato riconosciuto da tutti e ciò lo ha portato anche ad avere numerosi flirt, sebbene la maggior parte sia stata smentita. Eppure c'è una relazione più importante delle altre, e la relazione più conosciuta di Stefano De Martino è con Belen Rodriguez. Iniziata nel 2012, quando la sua fidanzata era Emma Marrone, nel 2013 ha dato alla luce un figlio con Belen. I due si sono separati e riconciliati diverse volte. Attualmente, vivono insieme le preoccupazioni dovute al contagio da Covid-19. Mentre Belen Rodriguez ha contratto il virus nel mese di luglio, nelle ultime ore è stata diffusa la notizia che vede il celebre ballerino di Amici bloccato dalla stessa malattia. Il giovane ballerino ha dovuto infatti rinunciare già a degli eventi che lo vedevano protagonista. Stefano De Martino positivo al Covid, Belen preoccupata, i più attenti lo avrebbero intuito dalle assenze del celebre conduttore ad alcuni eventi. Purtroppo, secondo le ultime news, Stefano De Martino è positivo al Covid. A comunicarlo gli organizzatori di un evento al quale avrebbe dovuto presenziare, De Alessandro Nomellini Awards 2022. Il team dell'evento che si terrà al Forte dei Marmi ha annunciato la positività di De Martino al Covid. È questo il motivo per cui Stefano De Martino non sarà più nella scaletta del programma che lo vedeva protagonista dopo la premiazione affidata invece a Simona Izzo. A far intuire che ci fosse qualcosa di diverso dal solito sono stati i tempi di assenza sui social. È uno degli effetti collaterali del virus che lascia con meno forze. A patire sono anche gli account Instagram. Lo stesso è toccato circa un mese fa alla compagna Belen Rodriguez. La fidanzata di Stefano De Martino è sparita misteriosamente dai social per poi tornare raccontando la propria esperienza con il Covid-19 soltanto una volta alle spalle. La speranza di Belen è che a nessuno tocchi lo stesso calvario che ha dovuto vivere prima di negativizzarsi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.